Ok ragazzi, non so come iniziare, ma questo è uno dei miei giochi preferiti. Sarà un gioco imbecille e bollaccione come te. No, Mr. Holocaust, vedrai, ne sarai entusiasta. Fammi indovinare, il protagonista è un gattino. No, è un gioco strabello, è un FPS competitivo divertentissimo. E visto che hai un Mac che fa il riccone, allora costerà come minimo 70 euro. È gratis! E allora non c'è nessun server su cui giocare. I server sono pieni! Ok, siamo ormai nel 2014. Se non hai mai giocato a Team Fortress 2, cercati un'ottima scusa. Al di là dei meme e degli scherzi che gravitano attorno all'universo di Team Fortress 2, questo titolo ha assicurato una ventata di novità e freschezza che tuttora è difficile superare. La trama viene mostrata attraverso filmati o fumetti pubblicati sul sito e sul canale YouTube ufficiale di Team Fortress 2. Nonostante non ci sia una campagna in single player, la storyline arricchisce e riempie il contesto di gioco, evocando situazioni di già visto e già sentito che immergono immediatamente il giocatore in un universo strampalato e fighissimo! Davvero, leggete i fumetti, spaccano i culi. E guardate i video, sono fantastici! Le modalità di gioco sono molto spassose. C'è la modalità ruba bandiera, corsa ai punti di controllo, spingi il carrello e consegna dell'Australio, un metallo fittizio la cui esistenza viene spiegata nei fumetti sul sito ufficiale. Che, a proposito, leggeteli! Al di là delle modalità di gioco, ciò che caratterizza decisamente Team Fortress 2 è la presenza delle classi. Ci sono 9 classi, suddivise in 3 categorie: attacco, difesa e supporto. Le classi d'attacco, scout, soldato e pyro, sono lo zoccolo duro dell'offensiva. Le classi di difesa, demoman, heavy e ingegnere, servono a proteggere i punti nevralgici della nostra squadra. Le classi di supporto, il medico, il cecchino e la spia, fanno azioni che permettono di ribaltare le sorti di una partita, coprendo le spalle dei propri compagni o mettendo il bastone fra le ruote degli avversari. La cosa entusiasmante di Team Fortress 2 è che c'è uno stile di gioco molto ben differenziato da classe a classe. Sembra quasi di avere 9 giochi in uno. Lo scout è molto veloce e ha l'abilità del doppio salto, ma ha pochissima salute. Il soldato è ben piazzato ed ha un lanciarazzi dalla potenza di fuoco devastante che gli permette di saltare molto in alto sacrificando un po' della sua salute. Il pyro è dotato di un lanciafiamme con cui dare fuoco ai propri nemici, danneggiandoli nel tempo. È inoltre possibile soffiare aria per spingere nemici o per estinguere le fiamme sui propri alleati. Il demoman lancia delle granate che possono rimbalzare o incollarsi sulle superfici. Levi è l'artiglieria pesante, lentissimo, robustissimo e con una mitragliatrice devastante. L'ingegnere può costruire teletrasporti, distributori di punti salute e munizioni e, soprattutto, mitragliatrici automatiche che colpiscono i nemici in modo autonomo. Il medico cura gli alleati e, una volta che si è riempito l'indicatore apposito, rilascia l'Ubercharge, un flusso che garantisce sul proprio bersaglio un'invulnerabilità di qualche secondo. Il cecchino... cecchina. La spia può rendersi invisibile agli occhi del nemico o travestirsi, accoltellando alle spalle i propri avversari o sabotando le costruzioni dell'ingegnere. Purtroppo, il tempo a disposizione per questa recensione non riesce a contenere tutte le informazioni sulle classi, men che meno una piccola guida strategica su come usare ogni personaggio al meglio. E, ripeto, fatemi sapere nei commenti se vi farebbe piacere una guida strategica su Team Fortress 2, targata Furlo e Mr. Holocaust. A garantire una profondità di gioco inesauribile c'è, oltre alle classi, la possibilità di scambiare, costruire ed equipaggiare oggetti che rendono ancora più poliedrici i nostri personaggi. Tali oggetti, o i materiali per realizzarli, si sbloccano casualmente attraverso achievement o comprandoli ad un prezzo più che ragionevole. Arbitri imparziali dell'equilibrio del gioco e dei potenziamenti sono gli aggiornamenti frequentissimi ed essenziali, che si scaricano automaticamente da Steam.
Il comparto tecnico è molto leggero ed equilibrato. Il motore SURS funziona in tutta la sua magnificenza. Non solo, Team Fortress 2 è estremamente scalabile e personalizzabile, quindi potete giocarci senza nessun problema a prescindere dal vostro computer. Non di meno, la grafica è stilosa e piacevole, portata al massimo da una certa soddisfazione. Il sonoro è eccellente. Gli effetti sonori funzionano alla perfezione. La colonna sonora scandisce e sostiene il ritmo di gioco. Le voci dei personaggi sono calzanti e le frasi che vengono pronunciate sono buffissime. I controlli sono fluidi, garantiti come solo Mamma Valve li sa fare. Insomma, amici cari, questo gioco mi piace molto ed ho avuto la fortuna di giocarci per un bel po'. Fatemi sapere se vi interessa una guida strategica con presentazione più approfondita dell'universo Team Fortress 2. Mr. Holocaust? Mr. Holocaust? Mr. Holocaust?